Allora, la questione è semplice qui a Pordenone. I pordenonesi si dividono in due categorie, no? Cioè quelli che di notte vogliono avere la possibilità di divertirsi e quelli che invece ritengono che magari la notte sia destinata a riposarsi e a ritemprarsi dalle fatiche della giornata di lavoro per affrontare meglio quella successiva. Se evidentemente tutte le notti non si può fare baldoria, almeno una volta all'anno, sostengono gli appartenenti al primo movimento, quantomeno una notte all'anno, datecela, no, per divertirci in centro, in città, a Pordenone. Si tratta del dibattito sulla ormai famosa Notte Bianca. La Notte Bianca è una notte di eventi in tutta la città, con i negozi aperti, opportunità per il centro e quindi manifestazioni organizzate in quella che può essere una festa regalata sostanzialmente dall'amministrazione, dai commercianti, in questo caso ai pordenonesi. La Notte Bianca però alberga un po' in tutte le città, tranne che nella nostra. Noi abbiamo scritto a tal proposito, proprio abbiamo chiesto anche al sindaco, no, come mai, diciamo, Pordenone sia un pochino allergica a questa notte bianca. La risposta del sindaco è stata: non è il momento, è un po' un tempo di austerità questo, non è il momento di così, darsi alla pazza gioia, insomma, con una notte di iniziative, è meglio essere sobri in questo momento di economia un pochino preoccupante, di crescita che non c'è, e quindi la scelta è quella di destinare sì delle risorse al divertimento, infatti il comune ha finanziato l'estate in città, numerosi appuntamenti, ma di non sentire poi il bisogno di questa notte bianca che rappresenta un'una tantum bella, scintillante, ma insomma anche molto dispendiosa. A Udine invece, tanto per non andare lontano, insomma l'hanno pensata diversamente, hanno portato 100.000 persone in centro, favorita anche da condizioni meteo ideali. Questa notte bianca ha rappresentato un bel appuntamento che è risultato essere gradito dagli udinesi e da quanti sono trovati appunto a passare per il capoluogo della sinistra Tagliamento. Evidentemente ognuno resta la propria opinione sull'opportunità o meno di questa notte bianca. Di certo noi riscontriamo una cosa in quest'estate in cui cerchiamo anche di essere presenti proprio sugli eventi, no, dell'estate in città, di questo cartellone che porta la lirica, che porta i festival in piazza, eccetera. Noi vediamo che e qui torno su un tema a me caro, che è il recupero delle piazze di questa città, no? Il Pordenone ha piazze anche belle, ma ha piazze che a mio avviso dovrebbero essere valorizzate in misura maggiore, no? In piazza 20 Settembre non basta, secondo me, l'illuminazione che è stata fatta, sulla quale ognuno può avere la propria opinione, a me non piace moltissimo, però è un'opinione mia. Ci sono ancora dei passi avanti da poter fare, e in Piazza della Motta, che secondo me è uno dei gioiellini proprio urbanistici della città, ci sono non passi avanti di più da poter fare, visto che abbiamo un carcere, un ospizio che insomma andrebbero recuperati a tutt'altro uso, secondo me, a livello di edifici. Ma tornando al dibattito sulla Notte Bianca, come ci ricolleghiamo con le piazze? Con gli eventi sono quel ponte che queste piazze almeno poche volte l'anno riempiono finalmente di visitatori e di curiosità e di persone con la voglia di divertirsi. Per cui, notte bianca o no, il segreto è portare eventi, negozi aperti, occasioni di ritrovo per fare squadra anche la sera nella nostra città per quanti non vanno in ferie. Se poi la notte bianca andrà avanti appunto fino all'alba, se ne istituisce una, o se poi i negozi aperti fino alle 23 determina una chiusura a mezzanotte, tutti a dormire, ognuno resti della propria opinione. L'importante è che si organizzi qualcosa e che Pordenone, insomma, torni a essere vista come un punto di incontro davvero per tutti i pordenonesi e per quanti vengono dai paesi della periferia.